Pilastro nella musica italiana. È considerato uno degli autori musicali più forti degli ultimi anni. Ha firmato canzoni di grande successo, da Laura Pausini a Diodato ad Eros Ramazzotti. Nato a Cremona da genitori argentini, Edwin Roberts è protagonista anche del Festival 2024, in gara con i brani di Dargio Endamico, Del Volo e dei Ricchi e Poveri. Edwin, in queste giornate frenetiche della kermesse, tra una prova e l'altra si è ritagliato qualche minuto per collegarsi in diretta con Ogni Giorno con Noi, ore 12. Il talento cremonese della musica ci ha raccontato come si arriva a capire quando un brano è adatto per Sanremo. Anche in questi giorni, parlando con colleghi, così salta sempre fuori questa cosa che comunque a Sanremo vince l'emozione, l'emotività. Quindi tendenzialmente per me questo è un ingrediente fondamentale delle canzoni. Nel momento in cui percepisco questa cosa da una canzone che abbia una sua epicità, una sua, come dire, un suo racconto melodico e testuale che vanno a toccare perlomeno la mia sensibilità in quel momento, ho un po' forse la presunzione di dire è lei quella giusta, perché mi baso su quello che mi fa provare la canzone in quel momento, sperando che questa cosa poi sia effettivamente universale. Certo. Sei stanchissimo dopo tutte le prove di ieri? Sì, sono stanco emotivamente, chiaramente, perché il mio apporto è senz'altro diverso da quello che poi riguarda i cantanti, però c'è un coinvolgimento emotivo e professionale molto grande quest'anno. Sono stanco, ma molto in tre modi diversi, sono molto coinvolto e fiero delle canzoni. Per Edwin, sul palco dell'Ariston, la canzone di Dargio importerà grande energia, ma anche un messaggio. Il brano Del Volo, già apprezzato in anteprima dalla stampa, supererà il pregiudizio iniziale, così come I Ricchi e Poveri sono pronti a stupire il pubblico. Di un pregiudizio, no? In tanti dicevano